salva tutti i cari sconosciuti. Io sono Fairy, o se preferite Meloki. Poco o nulla è successo, ho sperimentato, ho tentato di fare parry ai cavalieri, banditi più che cavalieri, con dei risultati pessimi. E niente, sono tornata alla chiesa di Elle per comprare il robo per creare gli oggetti. E basta, mi è appena perso il tutorial. Per creare alcuni oggetti serviranno vasi increati o altri recipienti. Possono essere creati in numero superiore contenitori disponibili. Si consumano con l'uso, ma i recipienti sono riutilizzati. Mi fa troppo ridere Babbo Natale, comunque. Allora. Tipo, creazione oggetti. Per fabbricare oggetti con i materiali di cui disponi. Fiore di foglia madre. Con il fiore di foglia madre posso creare il rimedio del dito torto. Lallero. Pietra arcobaleno, dardo d'osso. Vaso incendiario con legaccio. Ok. E vaso inclinato? Non mi serve? No, non mi chiede il vaso inclinato. Mi manca solo il legaccio, quindi. Potrei farlo. Già potrei farlo, ok. Provo appassito. A cavallo... Ah! Ok. Per torrent, così scarica più veloce. Quanto hanno fatto questa battuta, vi chiedo scusa, vi chiedo profondamente scusa. Allora, c'è una cosa che potrei provare a fare che finirà malissimo ovviamente, ma potrei provarci. No, ho sbagliato, non dovevo andare alla chiesa di Elle. Madonna, che paura. Che cazzo di paura che m'ha fatto! Ma... Ah, è la tizia del trailer! Ah! A pleasure to meet thee, Tarnished. I am the witch Rena. I'd heard tell of a Tarnished hurtling about atop a spectral steed. And upon looking into the matter, the talk, I surmise, is of thee. Thou art possessed of the power, no? To call forth the spectral steed named Torrent. Sì. Ah, as I had hoped, I was entrusted this for thee by Torrent's former master. Però puoi anche evitare di muovere tutte quelle manine, perché sei troppo simile a un insettino, eh? Campana evoca spiriti. Cenere di lupi solitari. Tis a bell for calling forth spirits. Summon them with it. From ash and return to the earth tree, okay. The spirits will obey thine command but briefly, as they recall battles past. Vabbè. Now it is thine to do with as thou wishest. Ti permette di trovare spiriti. L'evocazione consuma punti abilità. Puoi evocare un solo tipo di spirito alla volta. Non è possibile evocare il multigiocatore. Gli oggetti chiave. Non devo... Ok, non devo... Ok. E va nei equipaggiamenti? Sì! Ma si consuma! Oh no! Perché non posso usare? Forgive mine intrusion, Tarnished. I doubt we shall again meet. But all the same, learn well the lands between. Okay. How long will it be, I wonder, before the Tarnished tire of obeisance to the two fingers? Molto carina questa cosa, inaspettata. Non me l'aspettavo. Non me la fa usare. Non posso equipaggiare.
Lei ha ste cose, si sono infilate, me ne frega dei dardi. Perché non me la fa usare? Perché non posso evocare lupi? Forse qui dentro non posso evocare lupi? Ah! No! Paura che si consumi, però. Che sei tipo inconsumabile. Vanno inconsumabili. O forse no, vanno nelle ceneri. Se li consume pure in possesso uno di uno. Però vedete, che posso avere solo uno. Però c'è il deposito. Io mica l'ho capito se queste cose sono consumabili. Ok. Però non mi dice se sono consumabili. Quindi io non lo so e non li uso. Non mi fido. Io non mi fido. Cioè metti... Mamma. E vaffanculo. E vabbè. Allora, tanto male poco che ho fatto, però. Sì, tua sorella. Sì, vabbè. Domani lo batto, eh. Ti punzecchio il culetto, No, però qui non possiamo combattere. Pena. E vabbè. Vabbè, soldi, usali. Stop, vediamo. Ok, no. Non si consuma. Palle sta cosa. Colpito. Non so cosa mi fa. Vabbè, che io già lo sapevo, pensate che io sono. Vaffanculo di punta! Sono viva! Sono morta! Vabbè. No, vabbè. Ok, però quindi non si consumano i lupi, buono. Cioè, le evocazioni sono fiche. Vabbè, sono tipo dei fantasmi di supporto. Ok. Vabbè, comunque, non era, ho fatto il test, ma non era assolutamente quello che dovevo fare adesso. Assolutamente no. Quello che dovevo fare adesso... è provare a usare farmi un altro livello e usare l'altra arma che ho trovato, oppure andare a provare a battere il drago, ma non è un'ottima idea sinceramente. Tra l'altro ho anche sbagliato il teletrasporto. Fottiti da quel paese, fa cagare. Ma fino a quanto mi insegue? Io penso che sto coso si può glitchare in una maniera indecente, però vabbè, non lo faremo. Però vedi, se ti vuoi fare una passeggiata con la musica del boss, fai così. Allora.
ok. Volevo provare a fare la scala, la... Non la scisata! Sta fermo. Va bene, va bene. Madonna, che schifo che non colpisce. Colpisce solo dal lato. È terribile combattere a cavallo con le armi che fanno gli affondi. È tremendo. Questa cosa mi era successa pure durante il test. Con la lancia. È tremendo perché colpisce solo da un lato. E stavo impazzendo. Cioè hai una lancia, sto caricando invece di colpire in avanti. Brutto cretino, colpisci di lato. Che è sta qua? Che schifo è? Che schifo è? Che moveset è? È terribile, è veramente terribile il moveset con queste armi. Con quelle che colpiscono di taglio no. Solo con quelle che colpiscono di punta. Terribile, vabbè. Allora, ora abbiamo fatto la nostra figura di merda. Non posso iniziare un episodio senza fare una figura di merda. Ah. Ok. Va bene. Volevo fare la cisata, se si può ancora fare, se non hanno cambiata sta cosa. Ovvero lì sopra ci sono dei gigantozzi. Io voglio farmi solo un livello, non voglio livellare tanto, perché mi manca un livello solo per poter impugnare l'altra arma. Guardalo bello lui, mi aspetta. Salta mentre sei a cavallo vicino a una fonte spiritica, va bene. Mi sdrummeranno così tanto. Madonna! Devo aggrarli. Vieni. Aspetta! Vabbè, tua madre. Colpisci. Ok. Venite. Ammazzatevi fra di voi. Così. Oh, non mi ha aggrato pure l'altro. No, sono troppi. Vabbè. Oh, amica. Dai. Il problema è che adesso tirano fuori le armi. Eccola. Minchia, è che non ne avevo presi troppi. Mi è venuto il panico. 4 sono troppi. 3 li posso gestire. 4 mi viene il panico. Devo fare solo un livello. Non chiedo troppo. Un livello solo. Oh no, di nuovo 4. Ma perché? Vai. Porca. E dai. Vicini. Non fatevi le coccole. E dai. Mamma mia, oh. Scannatevi fra di voi. A posto, vai. Così. E la orca, questa è colpa mia, no. Allora fotto. Madre! Tua madre! Dai, uno è quasi morto!
Mamma mia, quanta kill rubata. Che kill rubatissima. Questa cosa. Morto come una merda! Quanto godo! 8000 punti esperienza puliti. Puliti. Pulitissimi. E c'è ancora un altro. Quello è rimasto da solo. Io da solo non l'ammazzo, quello stronzo. Lasciamo stare. Perfetto. My job is here is done. Potevo chiedere di meglio. Missione compiutissima. Oh no. Ok, va bene, torniamo indietro. Non facciamo i cretini. E vabbè, sì, chiesa di lei. Tra l'altro non potrei pure potenziare le armi, però non mi fido perché non so ancora quale arma usare. Ok. A questo punto mi posso fare destrezza 18. Cominciare. Poi quest'arma bella. Quest'arma bella. Questa non mi dispiace. Non mi dispiace. Colpo pesante è quello, non... Bello! Bello! Fa un po' ridere questa cosa. Non è molto credibile, cioè non la prendo come... Quindi, aspetta, fammi capire questa mossa incredibile che cosa fa? Eh sì, nome dell'abilità, no, tu mi devi dire. No, come si fa? Aiuto. Dio santo, fammi vedere come si fa! Cambia visualizzazione! Attacca facendo polverone. Segui un attacco normale potente per... Ah, ok. Quindi non è per di persa, non serve a niente, lo faccio di nuovo, sì. Oh, figo. Ok, allora ha senso. E causa sanguinamento questa roba. Vabbè, dai. Per ora me lo potenzio. Questo ovviamente è lo scaling, però. Non è che fa schifo questa cosa, eh. Sono combattuta. Tra l'altro, comunque, vabbè, questi credo li droppino pure i giganti, tra l'altro, mi pare, le pietruzze, credo. Vabbè, allora posso fare 1, 2, 3, 4 livelli? 1, 2, 3, no, 3 livelli. 3 livelli. Livelli. Tre livelli. Facciamo la tempra e il vigore.
facciamo vitalità e tempra, te è proprio troppo bassa. D'accordo. Tra l'altro inizia a chiedere parecchio per salire di livello. Mi fa così strano l'idea che io stia veramente esplorando, quindi senza muri invisibili che appaiono. È una cosa stranissima, una sensazione stranissima. Ora lì dove siamo? Non è qualcosa che ho già visto. Qui. Questo è un altro posto, giusto? Questo è un altro posto. Perché continua a sbagliare? Continua a sbagliare. Però lì c'è Piripillo. Lì c'è Piripillo. Merda. Merda. Sì, Canuzzo. Canuzzo tu. Bello che il padrone non si è accorto di niente, comunque, proprio fresco e pettinato. Allora, già che ci siamo, facciamo un po' di festa. Salutiamo i nostri amici. Sono molto contenti di vederci. Porca miseria, non potevo... Le bombe, veramente mi stai lanciando le bombe. Veramente lanciando. Ma signorino, questo ha fatto male in faccia comunque. Sì, ok. Tra l'altro è bellissimo il cane. Ok, è successo qualcosa di strano. Non so cosa è successo. Siamo finiti. Ah! È una trappola! Ok, una trappola. È una trappola. Per farsi sentire, capito? Ciao! Ok, allora lì c'è l'amico Frizzino. E mi rompe il culino comunque se lo attacco frontalmente. Troppa gente. Un altro cane ancora. Questo, ma gliel'avevo già ammazzato il cane. Gliel'avevo già ammazzato il cane. Vabbè. Ma tutto questo a che pro? Faccio un cazzo. Devo confermare che sono nella merda. No, meno male. Meno male. No, 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 no. Ok, vai via tu. Ragazzi, no, 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 no. No, 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 fottetevi tutti. No, che ho troppe cose. Ho troppe rune addosso per fare la scema. Can you hear me? Help me. I'm stuck. No, non Hello? Ci credo. Hello? Anyone? Non è possibile. Non è possibile. No, vabbè. No, vabbè. Hello? Can you hear me? Help me. I'm stuck. Hello? Non è possibile. Hello? Anyone? Oh. My stars, I'm so happy to see you. I am Alexander. Alexander. Also known as the Iron Fist. And as you can see, I'm stuck here. Please, can you help me out of this? Okay. My thanks, a thousand thanks. Just give me a good smack from the rear with something nice and big. Nice and big. And I'll pop clean out, nice I'm sure. Deep. Don't dally. There's no need to fret. I'm very well trained. Give it your all, I say. Come on.
Give me a good. I'll pop clean. No, vabbè. No, ma è bellissimo! Ah. Well played, good sir. Well played. Though that mighty wallop of yours almost spelt the end of me. Ah. Well, I'm out now, and that's what counts. I thank you. Vuoi neanche sapere da dove sarà tirata fuori quella cosa che mi stava per dare. Ok, grazie. Once again, pleasure. Io sono il vaso guerriero, no, Alexander. I viaggio verso l'Oriente per fine mie conoscenze e la guerra. La rossa marcescente e Redmain Castle. I'd heard doesn't the notion. Fico. I'm heading eastward to Redmain. Va bene. Va bene. Oh mio Dio, che schifo. Ok. Bellissimo. No, vabbè, bellissimo, questa cosa è stupenda. Se solo potessi farlo anche con le zanzare. Se solo potessi. Ma interessante. Vieni qua, vieni. No, no, cazzo, cazzino. Ok. Ah, le riempite tutte. Buono. Ma con chi ce l'ha Zuccone? È incazzatissimo. È incazzati. Ah, tra l'altro. Buono. Beh, allora facciamo gli idioti. Qual è il problema? Divertiamoci. Abbiamo la grazia perduta qua. Meno male. Tra l'altro io questo non lo so battere, perché l'ho battuto soltanto nella demo, vabbè, nella test, ma non era armato così e soprattutto avevo uno scudo decente. 1, 2, 3, 3 livelli posso fare. Vabbè, poi a 20 ci arriviamo. Poi faccio 14 a vitalità e vabbè, però la destrezza me la tengo così, non vado oltre. Siamo poi. No. Questo è un nemico comune comunque. Comune, cazzato nero, ma comunque comune. Ah, merdone. Non è come il boss, questo minchia. Pietra del santuario. Cos'è la pietra del santuario? Ah, un materiale per la creazione. Ok, una rara. Un raro oggetto di materiale per le creazioni. Ok, questi li ho uccisi lui, evidentemente. Buono. Mare spawna? Mare spawna è il nostro amico? Madonna, quanto siamo cattivi con sto. Con sta cosa appuntito. Bello, io mi sto infognando in posti dove non dovrei assolutamente andare. Vabbè, Pippirillo lì respawn, ok. Lì non ho. Ah, ma facciamolo! Vediamo che c'è di là. Morirò tantissimo. Era divertentissimo. Vediamo che c'è di qua. La parte è completamente sbagliata. Come sepolcrite. Sono rimasta malissimo, speravo fosse un nome nuovo. Sempre sepolcride. Ah, non è ostile? There's no mistake. No?
is there. Death has left its mark once again. Oddio, è Lothric, tipo Lothric! Ma che figo! Che armatura inutile, tra l'altro. Ma come sei combinato? Fammi capire. Allora, quello è il braccio tuo? I can't give you your proper rights, but at least you did not join those who live in death. Your soul will return to the Erdtree in time. Ok, vabbè, parliamo con... A tarnished are you? I'm known as Dee. Dee. I hunt down those who live in death and weed their death root. Heed my warning. Okay. The village here has been touched by death. And worse yet, it is home to a mariner. Okay. If you value your life, then go no further. Che il marinaio è, cos'è, la nuova lavandaia? The village here turn. The village turn. Ok, turn. Ovviamente ti sto ascoltando, ti darò assolutamente retta, non ti preoccupare. Ti sto assolutamente dando retta. Intanto mi sblocco il viaggio veloce, poi chi si è visto se... Che roba è quella lì? Il marinaio? È il marinaio! Allora, intanto tocchiamo la grazia. La sblocchiamo. E poi andiamo a morire contro il marinaio, probabilmente ci lancerà contro una macumba e ci sciotterà. Idrocanto. Io per una mano gli sparo. Io per una mano gli lancio tutto quello che ho. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Allora, guarda, Ciccio, tu... Oh no! Oh no! Sono io... No! Marinaio, vero? È il marinaio, è un necromante quello, brutto bastardo. Non mi avevi detto che era un necromante, mi avevi detto che era un marinaio. Marinaio necromante, giustamente. Ah, ma quindi forse lui non fa niente. La 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 la. Capito, devo ammazzare il pezzo di merda. Ammazzare il pezzo di merda che sparisce come ogni pezzo di merda che si rispetti. Perché già questa boss fight mi dà fastidio? Lui è... Non lui là! Che fammi mi impennate con le barche fa! Brutta questa. Fa troppo ridere questa cosa. Una mano mi levo, Sta accastando, la fine del mondo sta accastando. Merda, 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 li ha fatti incazzare, li ha fatti incazzare un sacco, li ha abbaffati. Devo ammazzarlo. No, dove è finito? Eccolo. Torrent. Palissimo, bravo pezzo di pirla. Io mi devo levare. Guardalo. Ok, me
un cagone comunque. Mori! Fottutissimo! Fottutissimo! Ho battuto un boss! Non è vero, non è un boss. Buono, buono. Meglio dei lupi. Buono, buono. Cosa anche meglio? Due! Vabbè, però sono più molesti, probabilmente. Sono stata brava? Ho battuto il marinaio. Another fool who won't listen to reason, eh? But with a prowess for weeding death. Okay. How would you like to diventare forte una belva? Se si sente dal caccio di una. Then I'll introduce you to Garank, the beast clergyman. I have a matter of my own to attend to, okay. And the beast himself wishes for someone to take my place. Okay. What say you? Sì. Very well. I've marked the location for you of a hidden gateway. It will lead you to Garank, the beast clergyman. Okay. I have a matter. Okay. I spotted the mark of the mille piedi. Tipo nefasto fuori di sventura. Qualcosa minaccia la sacralità dell'ordine aureo. Sì, non ho capito un cazzo. Com'è ancora da questa parte? Scusami. Bene. Fico. Ma vedete, io sono andata da tutt'altra parte a fare la deficiente. Penso comunque che sono riuscita a fargli danno, anche perché era uno scheletro, eh. E avevo la mazzetta, il mazzuolo. Perché altrimenti avrei fatto molto meno male. Avendo la mazza, ovviamente facevo danni contundenti, quindi mi è andata di culo. Ma va bene così. Ok, questo è chiuso, non posso passare, vero? Mi serve, sì, mi servono le pietruzze. Le pietruzze tra l'allero. Ma non è lontano sto posto, ok. Ah, vabbè, due passi. Lo so che me ne pentivo tantissimo. Vabbè. Ah no, per una mano, comunque. Oh beh, in realtà sono full. Praticamente, non ne vale la pena. Qui è qui, che c'è? No. Ah. Vabbè, allora mettiamoci a saccheggiare i. Saccheggiamo. Giusto per essere dei pezzi di merda, perché è proprio schifezza. Ah no, beh, oddio, ce ne sono anche da due. Ah, fatto bene, c'era la fregatura, che pensavi che erano tutte da una e poi in realtà c'era quella forte e figa. Erba. Erba con l'acqua. Ok. Qui. Boh, mi butto. Cos'è? Perdonami, eh. Molesto. Se mi butto qua, faccio di qui. Ti piglio. Fico. Tante cose. Lupi confusi, non è un problema. Ci penso io a fertilizzarti. Piu! Posto.
Però io di qua mi sfracello, quindi devo fare un altro giro. Che sarà questo qua? Lì c'è un gigante, un troll, come cacchio si chiamano. Lo lasciamo stare. Qui c'è qualcosa? Oh yes, meno male che ho controllato. Terza chiesa di mamma, dove cazzo sono finita? Dove cazzo sono finita? Cosa sto trovando? Beh, materiale, materiale. Ampollo di balsamo portentoso. Le lacrime di cristallo si trovano alla base degli alberi madre minori o altrove. Presso i luoghi di grazia puoi sciogliere due lacrime di cristallo e un'ampolla di balsamo portentoso, ottenendo elisir con effetti specifici. D'accordo. Ok, qui non può entrare. Ah no, prima mi siedo. Mi siedo un secondo qua. E 15 vitalità, me lo tengo così per adesso. Così ci focalizziamo su un altro, su altro. Io vi ricordo comunque siamo ancora vestiti di stracci, tra parentesi. Cosa? Dettaglio a non sottovalutare. Cioè, siamo letteralmente senza nulla addosso, proprio stracci schifosi. Beh, non siamo proprio nudi nudi, però insomma. Ok. Ah. Sì? Stargate? È uno Stargate? Cosa sta succedendo? È Bloodborne! Sto cambiando gioco! Draco Tumulo di Greyroll! Può essere che questa cosa, se non hai l'autorizzazione ad entrare, ti mena? No, no, no! Sono in... non sono invitata! Sono invitatissima! È entrato! No, non è entrato. Non può passare. Non può passare. Vabbè, lasciamolo stare, sì. Vabbè. Non è successo. Che cazzo di paura! Forgive me. I've been testing you to determine if the Elden Ring. Sì, però non devi apparirmi così, If you had the metal to endure this long and arduous path, it seems my worries were unfounded. Vabbè, tornate al misurato delle qualità fino al principio, mentre mi ritengo a fingere. Ok. Posso portarti alla tavola rotonda, la meta benedetta per campioni senza luce. Puoi andare alla tavola rotonda, non mi rompere le scatole. Fammi parlare qua con... My Bloodborne. No, no, puoi vedergli il faccino. Parla. Sì. Sai parlare allora, stronzo. Tarnished. Bring more deaths. I shall grant thee. Ah. And claw. Veramente? Feed me more. Che ora bestia sigillo artigliato. Oh mio Dio, I shall grant thee feed. Sì, cosa mi hai dato? Cosa sono queste cose? Aiuto.
sigillo artigiato potenzia gli incantesimi bestiali. Sacro sigillo di Guru anche la guerra ecclesiastica. Un raro cimelio in grado di potenziare incantesimi in base alla forza. Il marchio dell'artiglio rappresenta la collera della bestia. Potenzia incantesimi bestiali appresi da Gurrak. Ah, ok, quindi non posso fare niente, però. A meno che non uso. Sto cazzo, cos'è? Occhio della bestia. Lacrime, oggetti essenziali. Ok, un occhio di pietra con il solco di artiglio ricevuto da Runca alla bestia selvatica. Dicono che tremi quando è vicino alle radici mortali. L'iride viola scuro si contrae come se fosse viva. Non sono sazio, è ancora morto. Ok. Vabbè. Ok, dicevamo della tavola rotonda. Fatti portare alla tavola rotonda. Very well. Let my hand rest upon you. Sì. D'accordo. Sta succedendo un casino. La rocca e la tavola rotonda è un luogo dove convengono senza luce, guidati alla grazia. Un patto di non aggressione proibisce duelli. L'icona della tavola rotonda segnala quando la regola è in vigore. La rocca e la tavola rotonda non appartiene a questo mondo e può essere raggiunta solo attraverso i luoghi di grazia. Oh, I see you've just arrived. Welcome to the Round Table Hold. I'm Corin, a man of the cloth. I teach incantations. Incantation. The strength and explore this so that one day, if a tarnished of the Round Table Hold should become Elden Lord, I might ensure order regains it. By the way, riesci ancora a vedere la guida della grazia? Sì. You do. Wonderful news. Most tarnished are blind to it these days. You are so. Well, okay. What do you say? Ah, so, vabbè, incantesimi, sei un bugiardone, sono i miracoli, infatti, immaginavo, era troppo strano che quello sto mi insegnava. Vabbè, ciao. May the Golden Order. Sì, The Golden Order. Ah, ma tu sei qua? Ah, questo era il tuo impegno? You've met Garank, I take it. Then, owing to our duties shared, we are now comrades in arms. I think you've earned this. The power of the Golden Order. Ti sei nella caccia colore più nella morte. Ah, sono tipo malocchi questi, quindi. Questo ti serve sia la fede che l'idea della legittima morte. I fondamentalisti dell'ordine aureo generano un'immagine dell'ordine infliggendo danni sacri ai nemici e ai vicini, l'effetto è incrementato contro coloro che vivono nella morte. Le vittime di questo incantesimo non possono essere rianimate. I cacciatori hanno il compito di estirpare ogni seme di corruzione alla logica universale, in modo da rendere perfetto l'ordine aureo. Incanta l'armamento alla mano destra e in fondo affinità sacra i suoi attacchi. È incrementato. Oh, fico. I serve the Golden Order. Sì, ma io voglio la tua armatura. I might put this crooked land to ma io voglio questa armatura. Following only the guidance of the Great Elden Ring. Those who live in death fall outside the principles of the Golden Order. Their mere existence sullies the guidance of gold, tainting its truth. And so it is, the vermin must be exterminated. Okay. Did you need? No, non dice più niente, okay. E tu? Ah, hello. Quanto you sei must brutto, be new bro. Here. I'm, well, just call me Dialos. Okay. The honor of one's house holds little import in these lands. By the way, she's my servant. Take your eyes off her for but if you find her. Okay. Be sure to tell me if you meet a young. She's a servant. She's been my companion since. I've lost count of the number of times I've had to find her. Honestly, she's such a little tomboy. Okay. Non mi aspettavo minimamente di trovare tutto questo qua. E tu? Oh, this is a rare occasion. I can't remember the last time a new tarnished made their way to the round table. Very well. As you quanto scozzese però tu. I bid you welcome. It is safe here.
Allow me a word of you. Se sono in visita, nulla di più, devi ancora guadagnarti una posizione. Ok. Porta è chiusa. Porta è chiusa. Ma è troppo grosso questo posto, mi perdo. È tipo il Nexus sto posto. Che davvero? Poi ci sono tutti fighi, poi ci sono io vestita di merda. Ma quanto sei bello! Ma quanto sei bello! You're a new face. No matter, it's all the same. Lay out your arms. Perché la catena? I see you've noticed the chains. Nothing special. I'm a prisoner and these are my chains. I'm trapped by the hold. I'm dying, smithing for you fools. That's all there is to it. Sei un prigioniero? No, don't read too much into it. I've no grudge against you. My being a prisoner is no fault of yours. Besides, despite my differences, perché certo le mie armi hanno efficacia, la lunga tecnica trionfa sempre. The sheer terror of her. Applicazione generi di guerra, potenzi armi. Ok. Flagello. Generi di guerra. Usa queste ultime fornire abilità affinità agli armamenti. Flagello. Flagello di qualità, flagello sacro. No. Per ora non facciamo niente. Me lo tengo così con lo scaling che ha. Ma non posso proprio attaccare qua. Greetings, great champion called by grace. I am Fia. Okay, Fia, che vuoi? Circumstances have compelled my stay at the Round Table Hold. Great champion. Perhaps you might share with me some of doing so will grant and you. I am sure. La benedizione del baldacchino. Where I come from. La benedizione del baldacchino. Dammi il baldacchino. Questa sarebbe una... very warm. Questo sarebbe volgare. Benedizione del baldacchino. What you felt light up inside you was a baldacchino's blessing. Though it is but a fleeting thing, I am afraid. Come back to me. I will take you in my... va bene. Cos'è la benedizione del baldacchino? Consuma punti abilità per incrementare temporaneamente la stabilità. Grazia concessa da una compagna di morte, protezione di un tempio nascosto d'aspetto simile a un talamo. La grazia distrae brevemente dai dolori della carne, solo la morte e pace assoluta libera dalle sensazioni. Buono, può essere utile. Usa l'aspetto. Ah, questo è per cambiare aspetto. Fico, ok. Aspetto. Non c'è niente. Qui è chiuso. Qua non mi fa passare. Che cazzo. Ma io mica lo sapevo qua. Mica lo sapevo che c'erano tutti questi stronzi lì. Se non l'avrei usato qua. Poi qui, questa si apre, dai, questa si apre. Ma che, non si apre niente. Va bene, mi hanno fatto venire qua, ma... veramente tipo imboscato. Perché qui non c'è nulla. Qui? Ah, ok, sì, mancava ancora una parte. Tu? Quanto sei fico!
mi parla. Mi guarda male. Mi guarda male e basta. Ok. Che cazzo? Resti della legge dita. Assumi l'aspetto dell'alleato. Assumi l'aspetto dell'ospite di dita. Scudo scapezzato. Anello inciso blu. Risponde alla vocazione dei cacciatori. Evoca un cacciatore in caso di invasione. Promette di evocare automaticamente un cacciatore di un altro mondo per ottenere aiuto nel caso di invasione. In alcune circostanze l'evocazione è okay, uno dei codici mistici perduti. Nella frammento l'anello accerta. Conferisce benefici di una nuova maggiore equipaggiata. Incrementa il slot di memoria. Infrange i sigilli delle statue demoniache. Ne ho tre. Ah, buono. Striscia. Mazza. E abilità calcio. Buono il calcio però. Sigillo del dito. Corazza del cavaliere. Una corazza decente. Siamo vestiti di stracce e merda. Letteralmente. Quello che abbiamo addosso. Ok. Quindi questo non parla. È tutto chiuso. Fichissimo. Ok, ultimo check. Per assicurare. Ma cos'è che ha? Cos'è quella roba che ho in basso, abbassata? Che cazzo mi è successo? Non lo so mica. Porta è chiusa. Eh no, niente, ho fatto tutto, mi sa. Aumenta carica all'ampolla. Anche l'altra cosa che non ho, che non avevo mai fatto. Sì, facciamo 3-2. Questo non può sciogliere due lacrime nel cristallo e l'ampolla. Va bene. Va bene. Mi sa che è il momento di tornare indietro a questo punto. Questa è la terza chiesa di Marika. Cioè, ho fatto tipo una deviazione incredibile. E allora si torna qua. Si torna davanti al cancello. La prossima volta vediamo di fare le cose normali. Va bene. Dai, sono comunque contenta. Siamo ancora delle merde. Lo so che non vi ho ancora fatto vedere il personaggio, l'ho fatto apposta. L'ho fatto apposta. Spero che il video vi sia piaciuto. È stato magari meno banale del previsto, visto che ho preso un'altra direzione. Comunque un boss c'è stato a modo suo. E noi ci sentiamo, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!